Che abbiamo visto oggi? Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto le giocatrici della Juve avere dei contributi così, che con tutto il rispetto non c'erano i giocatori maschi della Juve. Ma che partita ha fatto? Al 43esimo la Juventus in casa perdeva 4-3 ed è riuscita a ribaltare. Che partita! Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto, perché se vi iscrivete al canale, attivate la campanella, ogni volta che uscirà un nuovo contenuto ve ne verrà la notifica sul vostro cellulare. Andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere davvero aggiornati su tutto. Signori miei, ma che partita hanno fatto oggi le ragazze? 40 minuti davvero da schifo, da schifo! In 40 minuti abbiamo visto la Juventus femminile più brutta degli ultimi 6 anni. Da quando è nata la Juventus femminile, nei primi 40 minuti abbiamo visto la Juventus più brutta degli ultimi 6 anni. E lì ha avuto anche un'occasione d'oro o Bonansea che l'ha sprecata. Però una Juve così brutta che non si è mai vista, con Michela Catena al 18esimo sola di testa realizza il gol dell'1-0, e dopo neanche 10 minuti il gol dell'ex Anita Zemagnan da fuori area tira poi la difesa della Juve che dormiva. Ma ci hanno preso a pallonate, la Fiorentina ci aveva preso a pallonate. Io a quel punto dicevo: ma questa Juve non è la Juve. Io posso capire che sei scioccata che hai visto la Roma vincere contro l'Inter 6-1 in casa dell'Inter, però no, ma ancora non avevo visto ancora lo schifo. E lo schifo qual è? Che al 43esimo, al 41esimo, la Fiorentina si porta in vantaggio grazie all'ennesimo errore difensivo, lasciata tutta sola Brenner, Agard, la cross, Brenner lasciata tutta sola, che colpisce di testa per il gol del 3-0. 3-0 in casa, un KO così pesante in casa della Juve non si era mai visto da quando, che mi ricordo io della Juve femminile. Ma da quel momento in poi forse l'orgoglio, il peso della maglia, tutto quello che volete, la Juventus si è svegliata, e si è svegliata alla grande, perché Caruso sulla sinistra, la crossa, Girelli di testa, accorcia le distanze, 1-0 e si ricomincia. Ma il secondo tempo è tutta una nuova Juve, è una Juve più concreta, una Juve più cinica, una Juve che capisce che non è quella che abbiamo visto per i primi 40 minuti la vera Juve. Bottin lancia Beresteyn da giocatrice top, tutta sola, dal limite dell'area, sul palo del portiere, realizza il gol dell'1-0, del 3-2, ma la Juve è viva, la Juve è viva! Ma la Juve non si accontenta, perché ancora la situazione, sempre la Caruso la lancia verso Girelli, Girelli non riesce a fare il tappeto vincente. Ma ancora la Juve ormai ha chiuso la Fiorentina nella sua area, e arriva il meritato 3-3. Ancora Caruso lancia a Bonansea, riesce a dribblare dal limite, tirare e realizzare il gol del 3-3. Ma la Juve non si arrende, perché la Juve cerca la vittoria. E comincio i cambi: fuori Salvai dentro Lenzini, fuori Boattini dentro Wilde, e su questa azione ancora Caruso la crossa e Bonanse, no, e Girelli di testa prende il palo, ma altrettanto la Fiorentina contrattacca, contropiede, e l'attaccante della Fiorentina, se non mi sbaglio, che è stata proprio Hernani, che da fuori area, anche grazie alla deviazione di Pero Magnà, la riesce a mandare sulla traversa. Un risultato d'oro che la Juve riesce a tenere, perché c'è stato un palo a favore della Juve di Girelli, e questa di
Hermani ha preso la traversa, però la Juve non si arrende, la Juve non si arrende, la Juve vuole a tutti i costi la vittoria e lo ottiene. Girelli conquista pallone, lancia verso Caruso, Caruso a Girelli, Girelli la passa alla canadese Giulia Grosso che dal limite, forse anche aiutata da una deviazione, riesce a realizzare il gol del 4-3, capovolto all'82esimo, capovolto il risultato, un risultato giusto dove abbiamo visto 40 minuti una Juve davvero schifosa, la Juve più brutta degli ultimi 6 anni da quando è nata la Juve, ma da quel 3-0 forse si è svegliato qualcosa, si è svegliato quell'amor proprio, quella parola cosa vuol dire essere Juventus, si è svegliata e ha capovolto un risultato che non so se un'altra squadra sarebbe riuscita mai a capovolgere una sconfitta, perché ditemi quale squadra volete che perde 3-0 e la riesce a capovolgere, la Juve la è riuscita a fare da 3-0 a 4-3, grande Juve, grande ragazzi, grande allenatore. Poi ci devono essere alcuni cambiamenti, ci devono essere, perché noi quest'anno abbiamo regalato, lo scudetto è stato regalato dalla Juve alla Roma. La Roma è una squadra forte quanto volete, però se la Juventus non pareggiava in casa con il Como, non pareggiava le due partite col Sassuolo e con le due partite col Sassuolo sia in casa che fuori casa, non so se la Roma avrebbe vinto così lo scudetto. Sabato ci sarà questo scontro diretto, forse l'unica partita in tutto questo polo scudetto degna di essere chiamata partita, perché poi nel video commento di questa quarta giornata della Pol ne diremo tante, forse l'unica partita dove si gioca a calcio è quella Roma-Juve. Vediamo, se la Roma vuole vincere lo scudetto lo deve vincere battendo la Juve, finora in tre partite quest'anno non è riuscita a vincere neanche una. Andiamo a tre fontane, noi abbiamo un risultato, non dobbiamo vincere, loro hanno 2 risultati su 3. Dobbiamo cercare di portare la vittoria a casa, se ce la facciamo bene, però io vedere queste ragazze lottare come hanno lottato oggi, sono orgoglioso di loro. Poi, che per altri problemi, cioè i due pareggi, il pareggio col Como in casa all'ultimo minuto, però, e i due pareggi col Sassuolo, dove non è che noi abbiamo meritato il pareggio, no, il pareggio è venuto perché non abbiamo chiuso le partite. Non che il Sassuolo come avrebbero meritato il pareggio, loro hanno fatto un'azione, un tiro, un gol, noi là non siamo stati ingenui a non chiudere le partite e ora abbiamo questo rammarico, però la Roma lo deve sapere, vince lo scudetto non è perché è la più forte, tanto è la più forte, sabato dimostra la Trefontana di essere la più forte e batte la Juve, se riesce a battere la Juve poi vediamo un po' di statistiche di questa partita. Possesso palla 60-40, tiri 15-7, tiri in porta 8-3, tiri fuori 5-3, tiri fermati 2-1, punizione 11-12, calci d'angolo 9-0, fuori gioco 4-1, rimesse laterali 3-14, parate 0 da parte del portiere della Juve, 4 parate del portiere della Roma, portiere della Fiorentina, falle 8-10, possesso passaggi totale 486 contro 326, passaggi completati 413 contro 248, contrasti 19-29, qua ha vinto più contrasti la Fiorentina, attacchi 92-57, attacchi pericolosi 67-23. È una partita, come abbiamo detto, abbiamo consolidato il secondo posto, ormai siamo davvero a un passo dalla Champions il prossimo anno. Sabato ci sarà questo super match Roma-Juve al Trefontane, se la Roma vuole vincere lo scudetto vuole dire sì, noi siamo le più forti, dobbiamo battere la più forte del campionato, e noi quest'anno avremo il grosso rammarico di aver perso lo scudetto, non perdendo con le big, ma perdendo con le piccole. Iscrivetevi al canale e vediamo, perché è così. Sono un po' rammaricato perché vedere questa Juve è nettamente più forte delle altre, perché non è facile
tu perdi una partita 3-0 e la recuperi, aver perso un campionato ingiustamente contro i pareggi di Sassuolo e del Como, no, non mi scende più. Però sempre solo una cosa,